Eccoci qui con il sindaco di Catania Pogliese, appena incontrato il ministro Bianchi. Cosa vi siete detti? Siamo al G20 dei ministri qui a Catania, è un evento importante per Catania. Lei ha parlato di rilancio della città, di ripresa delle attività dopo il Covid. Cosa significa per Catania questo avvenimento? Per Catania è un grande onore, un grande piacere ospitare questo evento internazionale, una grande opportunità di promozione della città all'interno di questo splendido scenario dei Benedettini, all'interno del Teatro Massimo Bellini di Catania, del Palazzo degli Elefanti. Catania è una splendida città con il barocco che ne rappresenta una caratteristica unica. Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento che potrà permettere anche simbolicamente di ripartire dopo questi drammatici 18 mesi che abbiamo vissuto. Sindaco, a Catania, come in molte città del sud, c'è una dispersione scolastica altissima. Cosa pensate di fare? Se pensate di utilizzare i fondi anche del Recovery Plan per questo problema che affligge tutta l'Italia, ma in particolare le isole e il sud. Catania, ahimè, ha alcuni primati negativi. Uno fra questi è quello della dispersione scolastica. Abbiamo indicatori certamente non qualificanti per la nostra città, motivo per cui abbiamo iniziato un percorso sinergico con le altre istituzioni, con il Tribunale dei minori, con la prefettura, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, stiamo cercando di fare il massimo per contenere questo fenomeno che, come lei giustamente ricordava, è simile a quello che si registra anche all'interno di altre città meridionali, ma da noi, ahimè, con percentuali ancora più marcate. Mi auguro che questo percorso anche del Recovery Plan possa permettere di utilizzare risorse in tal senso. Noi le abbiamo formalizzate quando ci è stato richiesto l'anno scorso, e mi auguro che questa strada sia percorribile. Comunque noi stiamo facendo il massimo con progetti per l'estensione anche oraria del nostro percorso formativo e con questo protocollo intesa che sta producendo eccezionali risultati. Bene, ringraziamo il sindaco di Catania, intervistato dalla tecnica della scuola.